Allora, buongiorno, direi di iniziare, anche se naturalmente a causa sia dell'ora sia dello sciopero di mezzi, una serie di circostanze sfavorevoli, siamo un po' sottodimensionati rispetto a quello che invece è l'interesse di questa sessione, la sessione Nuovi paradigmi inferenziali per la produzione dei dati. Mi presento, sono Orietta Luzzi, sono responsabile del servizio disegno di processi e supporto al sistema di registri nella direzione metodologica dell'Istat e sono appunto onorata di presiedere questa sessione in cui ospitiamo una serie di lavori, 5 lavori per l'esattezza, il cui filo conduttore sostanzialmente è rappresentato dalle nuove sfide metodologiche e inferenziali che derivano dalla profonda evoluzione a cui stiamo assistendo nel modo di produrre statistiche ufficiali. In particolare mi riferisco all'uso massivo ed integrato di nuove fonti di dati, fonti secondarie di dati di tipo appunto amministrativo e big data, congiuntamente a quelle che sono le fonti di dati tradizionali da indagine diretta. E, il filo conduttore appunto lo ritroviamo nelle 5 presentazioni. Le prime 2 presentazioni si focalizzano sostanzialmente su quello che è il sistema integrato dei registri, che è ormai a un livello di maturazione molto elevato in Istat e che rappresenta la base informativa cardine per la produzione delle statistiche ufficiali che rappresenterà la base informativa cardine delle statistiche ufficiali dell'Istat a partire dal censimento permanente della popolazione che avrà avvio ad ottobre di quest'anno. E naturalmente questa profonda evoluzione dei paradigmi appunto inferenziali di produzione delle statistiche ufficiali dell'Istat ha portato a una profonda revisione degli approcci metodologici e delle strategie di stima all'interno dell'Istituto, come appunto sarà illustrato nei primi 2 lavori. Il terzo lavoro, a cura del professor Liseo, invece sempre strettamente connesso naturalmente al tema dell'integrazione dei dati, ma in questo caso il lavoro affronta il tema della gestione dell'incertezza e degli errori associati al processo di linkage quando appunto si fa inferenza su dati integrati. Con il quarto lavoro, a cura di Giulio Barcaroli, passiamo invece a concentrarci sull'uso di questo approccio innovativo del machine learning alla produzione di statistiche ufficiali. E in particolare anche in questo caso si focalizzerà l'attenzione al contesto dei processi di produzione statistica di tipo multifonte. L'ultimo lavoro, a cura del professor Giuseppe Arbia, invece tratta alcuni problemi di qualità delle statistiche basate sull'uso di grandi basi di dati georeferenziali, focalizzando l'attenzione all'errore di misura su distanze, i location errors, che sono introdotti da procedure di geomasking casuale. E, quindi inviterei il primo relatore Paolo Righi, che è qui accanto a me, e raccomando a tutti i relatori di tentare di essere nei tempi previsti per ciascuna presentazione, che sono 17 minuti, in modo da riuscire a lasciare spazio per la discussione finale e poi poter partecipare alla sessione plenaria che ha inizio alle 11. Paolo Righi, primo ricercatore presso la Direzione Centrale per la Metodologia e il Disegno dei Processi Statistici dell'Istat, è laureato in statistica e dottore di ricerca in metodi statistici per l'economia e l'impresa. In Istat si occupa della metodologia per il campionamento e stima da popolazioni finite, utilizzo di dati secondari, dati amministrativi e big data e processi di integrazione di fonti di dati di diversa natura per la statistica ufficiale. Prego Paolo. Grazie. Funziona? Funziona, ok. Come... Vai. Ah, perfetto. Ah,
questo è il mio. Benissimo, farò veramente un overview molto generale di tutto il processo, focalizzandomi sugli aspetti metodologici della progettazione di questo sistema integrato dei registri, che sarà un po' il cardine, la base per la statistica ufficiale degli anni futuri all'interno dell'istituto. Quindi una breve introduzione, un overview generale, gli obiettivi che si pone il sistema integrato dei registri all'interno della statistica ufficiale, e quindi illustrerò alcuni elementi della metodologia che è dietro la costruzione dei registri. Infine farò un piccolo accenno alla relazione tra il sistema dei registri e il prossimo censimento permanente della popolazione. Sì, faccio questa presentazione, ma in realtà il lavoro è veramente congiunto, è congiunto e vede diversi ricercatori nell'ambito del servizio MEB che hanno lavorato e stanno contribuendo alla definizione, alla progettazione e anche all'implementazione del sistema dei registri integrati, e tra questi, diciamo, nell'organizzazione dell'istituto del servizio, Daniela Filipponi, Marco Fortini, Marco Di Sio e il sottoscritto sono responsabili di linee di ricerca dedicate proprio a questa progettazione. Quindi, insomma, io faccio la presentazione, ma il lavoro non è assolutamente mio, ma di tutti. Bene, diciamo, tutto nasce, l'idea di costruire il sistema integrato dei registri è un'idea abbastanza ormai lontana nel tempo, ma comunque l'avvio vero e proprio della costruzione del sistema integrato parte a seguito dell'approvazione del programma di modernizzazione che l'Istat ha fatto in accordo alla strategia europea Vision 2020 definita dall'European Statistical System, che è diciamo il consorzio di una serie di istituti nazionali di statistica europei, ma anche agenzie, enti, ministeri, nel caso dell'Italia. In questo progetto, in questa strategia, c'era appunto il consiglio, il suggerimento di utilizzare nuovi basi dati, di migliorare l'efficienza, la qualità, di generare maggiore coerenza tra statistiche a livello europeo e spingere la statistica ufficiale verso una maggiore attenzione agli utilizzatori. Quindi, partendo da questo programma, l'Istat ha iniziato a definire una strategia vera e propria di integrazione dei dati amministrativi e in futuro anche di altre sorgenti di data, quali potrebbero essere big data, integrazione di archivi amministrativi con anche le statistiche, con le indagini statistiche. Processi di integrazione che già prima esistevano, ma che con la modernizzazione vengono instradati e definiti in un ambito progettuale complessivo. Quindi, naturalmente il programma prevede l'utilizzo di dati amministrativi, l'implementazione e l'aggiornamento del sistema integrato ed una fase di costante raffinamento del processo di costruzione, di raccolta dati e di metodologie che sono dietro alla base del sistema integrato dei registri statistici. L'obiettivo è quello di costruire quattro tipi di registri, integrati tra di loro come abbiamo visto nel grafico precedente, un registro statistico dalla base di base dei luoghi, un registro statistico di base degli individui, un registro delle unità economiche e un registro delle attività, che è ancora in fase, diciamo, di progettazione. A questi registri di base si associano altri registri detti tematici,
tipo registro del lavoro, registro dei redditi, registro delle istruzioni, che raccolgono fondamentalmente variabili più tematiche, più specifiche a certi temi, appunto. Gli obiettivi della definizione di un sistema integrato di registri sono quelli della riduzione dei costi delle indagini. Molte delle informazioni raccolte nelle indagini dovrebbero essere presenti, sono presenti nei registri. Molte delle informazioni ausiliarie sono presenti nei registri, e queste informazioni ausiliarie aiuteranno ad esempio a migliorare l'efficienza delle stime delle indagini campionarie, quindi a ridurre la dimensione campionaria. Quindi c'è un'idea di riduzione dei costi, evidentemente anche un'idea di riduzione del disturbo statistico. Le indagini campionarie saranno più piccole, quindi ci sarà minore disturbo statistico. Rimodulazione dei flussi delle attività. Il sistema integrato dei registri dovrà essere la base del nuovo censimento permanente, quindi non verrà più fatto un censimento decennale in cui ci saranno picchi di lavoro ogni 10 anni, ma sarà, questo lavoro sarà distribuito nell'arco di tutti gli anni. E poi, naturalmente, dal punto di vista metodologico, la qualità del dato, soprattutto la coerenza, la tempestività, la granularità delle statistiche, i domini di stima, saranno migliorati. L'architettura metodologica, e questo è fondamentalmente incentrata su processi di integrazione, l'integrazione di dati amministrativi, quindi l'integrazione prevederà processi di pulizia del dato amministrativo, processi di linkage tra dai diversi archivi, processi di predizione da modello o da disegno campionario per riempire alcune lacune che sono presenti negli archivi amministrativi, e poi processi di stima vera e propria per piccole aree, o più stime calibrate più tradizionali per coprire quei temi che non sono direttamente raccolti dal sistema dei registri. Il tutto, con l'ottica di armonizzare le statistiche, quindi di far sì che le statistiche provenienti dalle varie indagini saranno coerenti con le statistiche che ricaviamo da registri, quindi nell'ottica dell'armonizzazione, in un'ottica di processo che è ciclico e di supporto, per cui ad esempio le indagini serviranno per completare le informazioni mancanti nei registri, per correggere degli errori di misura che possono essere presenti nei registri statistici e quindi presenti negli archivi amministrativi dei registri statistici. E i registri statistici serviranno come supporto alle indagini, perché saranno innanzitutto definiranno le liste di campionamento, ci forniranno le variabili di calibrazione, variabili ausiliarie che saranno utilizzate nelle indagini statistiche per migliorare la precisione delle stime e l'efficienza. Quindi, in uno schema abbastanza generale, noi possiamo pensare che il censimento permanente, che ancora non ho introdotto, che si declinerà in un grande campione, le statistiche demografiche con i bilanci mensili di nati e morti, emigrati e immigrati, quindi flussi demografici, ad esempio un'indagine come le forze di lavoro, saranno di supporto al sistema dei registri, e il sistema dei registri saranno a loro volta dopo da supporto alle indagini, al censimento, alle stime dei bilanci demografici e alle indagini sociali. Sto andando troppo veloce o troppo piano? Va bene. Va bene.
focus sul registro base degli individui, che è uno dei registri base del sistema, e il censimento permanente della popolazione. Innanzitutto il registro base degli individui è un registro che raccoglie una serie di record, una serie di individui che in qualche modo sono entrati in contatto con gli archivi amministrativi raccolti dall'Istituto, che ha, diciamo, selezionato tra i vari archivi in un numero di pari a 47 archivi amministrativi. Questo registro base raccoglie circa 80 milioni di record, e di questi 80 milioni di record, 60 milioni più o meno sono i residenti, quelli che sembrano individui residenti in Italia. I principali archivi alla fine sono gli anagrafi le anagrafi comunali e l'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle Entrate, le informazioni che vengono da lì. E naturalmente quando da questi 47 archivi noi prendiamo delle informazioni, queste informazioni sono prese e lavorate, integrando quindi, armonizzando le informazioni che possono provenire da più archivi, valutando se ci sono differenze, qual è l'informazione esatta e qual è invece l'informazione da scartare, e valutando quali sono le unità che possono entrare tra gli 80 milioni e tra i 60 milioni. Quindi c'è tutto un processo di armonizzazione e alla fine la definizione di un set di variabili core, che sono sesso, età, luogo di nascita, cittadinanza e titolo di studio, che sono presenti nel registro di base. Titolo di studio, diciamo, è in questo momento, in questa prima fase, una variabile che ha un lag temporale di 2 anni, quindi non è perfettamente allineata all'anno di riferimento del registro di base. Quindi il registro di base degli individui registra la popolazione residente, i 60 milioni, mentre l'Istat è interessata alla popolazione abitualmente dimorante nel comune in particolare. Quindi c'è un disallineamento tra la variabile rilevata nel registro e la variabile, diciamo, la variabile di interesse, e da questo punto di vista il registro base degli individui può essere affetto da sovracopertura, sottocopertura e in generale da imperfezioni da lista. Questi aspetti sono legati naturalmente a un lag temporale relativo al fatto che il registro si riferisce all'anno precedente rispetto al dato di interesse del censimento, sia rispetto al fatto che i registri statistici comunque provengono da archivi amministrativi che non hanno un obiettivo statistico, e quindi in pratica la gente fondamentalmente può risiedere in un posto, in un comune differente da quello in cui risiede, perché ad esempio ha ragioni di tipo, ha interessi diversi. Per cui dal sistema di integrato dei registri si parte per definire il censimento permanente della popolazione, che verrà effettuato ogni anno e che fondamentalmente diventerà da censimento a grande campione. A grande campione che sarà definito da 2 componenti, un campione da lista che rileverà anche variabili non presenti nel sistema integrato dei registri, ma che sono variabili di interesse per il censimento, e che correggerà il sistema integrato dei registri per sovra-sottocopertura. Il campione è un campione reale. Un campione che è più o meno di 1,5 milioni di 1,4 milioni famiglie, quindi molto risotto rispetto all'indagine vera e propria del censimento che copre 20 milioni di... Naturalmente questo 1,5 milioni verrà replicato per ogni anno, quindi insomma poi... L'obiettivo principale del censimento è quello di quindi assegnare una misura del disallineamento che c'è tra la popolazione residente e la popolazione abitualmente dimorante, che fondamentalmente è legato alla probabilità di sovra e di sottocopertura di ciascun individuo nella popolazione, e che quindi
sarà un peso omogeneo che verrà aggiunto al sistema, al registro base degli individui e ci consentirà di misurare la popolazione abitualmente dimorante in maniera corretta, con delle metodologie che fondamentalmente sono date dal Dual System Estimator o l'Extend dal Dual System Estimator. Conclusioni. Non so se... Quindi ci siamo. Quindi il sistema integrato dei registri, il primo messaggio da dare è che il sistema integrato dei registri è un output statistico, quindi non si deve prendere come dato di fatto privo di errori e di incertezza. Gli aspetti principali dell'incertezza sono legati all'incertezza di alcune variabili presenti nel registro, che sono le variabili non core del registro base degli individui, che hanno una forte componente di modellistica per la predizione di alcuni valori, per alcune unità, valori di variabili di interesse, il disallineamento tra popolazione residente e popolazione abitualmente dimorante, che è stimata tramite il master sample. Questo significa che l'output statistico aumenterà il suo livello di accuratezza all'aumentare, diciamo, del dominio di interesse. Quindi stime a livello comunale avranno un buon livello di accuratezza, ma se noi andiamo a livello subcomunale o andiamo a popolazioni sempre più definite secondo combinazioni di età, cittadinanza, tipo di occupazione e così via, cioè ci avviciniamo, diciamo, a un dato micro, il dato non è più affidabile. E fondamentalmente, quindi, la progettazione, come ultimo punto, la progettazione integrata è stata appunto definita nell'ottica di avere il massimo della coerenza tra registro e statistiche ufficiali e di migliorare la qualità del dato statistico. Qui concludo. Grazie Paolo, passerei subito al secondo intervento. Il relatore è Enrico Tucci, non c'è stata una trasformazione della dottoressa Prati, che purtroppo invece non è potuta intervenire questa mattina e quindi sarà sostituita nella presentazione da Enrico Tucci. Enrico è ricercatore dell'Istat presso il Servizio Censimento della Popolazione e Integrazione delle Indagini Sociali della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il censimento della popolazione. Si è sempre occupato di statistiche demografiche, in particolare di migrazioni, e attualmente si occupa appunto del processo di produzione delle stime relative alla popolazione residente, basata appunto sull'uso integrato di dati anagrafici e di archivi amministrativi. Prego Enrico. Grazie Orietta, si sente? Sì. Grazie, io vi parlerò del registro base degli individui, in particolare cercherò di introdurre di cosa più o meno stiamo parlando, cos'è il registro base, quali sono gli obiettivi del registro, vi parlerò anche degli step evolutivi, quindi dei differenti scenari, di cosa è stato già implementato e di cosa verrà implementato in futuro. Inoltre vi parlerò delle potenzialità, quindi, che questo registro ha all'interno del sistema integrato dei registri, e cercherò infine, se il tempo ce lo consente, di farvi vedere qualche risultato concreto e anche qualche, diciamo così, qualche esempio di come questo registro può avere un impatto sia sulla disponibilità sia sulla qualità delle statistiche demografiche prodotte.
Anzitutto va detto che il registro base degli individui, Sabrina Prati è il capo progetto, Giuseppe Garofalo e Monica Scannapiego sono i responsabili scientifici, è un lavoro di gruppo che coinvolge molte persone che afferiscono a vari servizi e direzioni. Qui diciamo, sono indicate solo alcune delle persone che hanno lavorato e che lavoreranno all'implementazione del registro base degli individui, quindi è veramente un lavoro di gruppo. E cos'è il registro? Il registro è il riferimento e sarà sempre più riferimento per tutta la produzione statistica ufficiale che riguarda la popolazione abitualmente dimorante, il censimento permanente e tutte le statistiche demografiche. È costituito a partire dai registri di popolazione, dal dato anagrafico e con correzioni derivanti dalle informazioni delle altre fonti amministrative, dal master sample e dalle indagini sociali in sostanza. E tutto questo verrà implementato assicurando la coerenza tra i dati di stock, tra due stock successivi e i flussi della dinamica demografica della popolazione che contribuiscono appunto a cambiare questi dati di stock. Il registro base inoltre contribuisce a innovare ma anche ad ampliare il patrimonio informativo dell'istituto, consentendo di identificare diverse popolazioni statistiche che sono appunto a supporto delle esigenze informative dei vari utilizzatori dei dati ufficiali della popolazione. E come è ovvio, assicura il rispetto di quelli che sono gli standard internazionali, i concetti e le definizioni che sono descritte e contenute nei vari regolamenti europei. Garantisce gli output necessari per il monitoraggio e la valutazione delle normative e per le esigenze di policy, sia a livello internazionale che nazionale, e contribuisce non ultimo al miglioramento della qualità delle fonti anagrafiche, che ora sono locali ma in futuro saranno centralizzate con il nuovo sistema dell'anagrafe nazionale della popolazione residente. Chiaramente l'obiettivo è quello di utilizzare le informazioni amministrative ma anche di restituire un feedback in modo che le fonti sulle quali si basano le statistiche demografiche siano sempre aggiornate e abbiano una buona qualità. Allora, chiaramente il concetto chiave, anche insomma, in virtù di quello che è contenuto nei regolamenti europei, è quello di popolazione abitualmente dimorante, in un dato luogo ad una certa data, che si può definire in maniera diciamo, abbastanza semplice come l'insieme di individui che dimorano abitualmente da più di 12 mesi rispetto a una data di riferimento, che se dimorano da meno di 12 mesi hanno intenzione di dimorare abitualmente per almeno un anno. La cosa importante qui diciamo, è che questa stima di questa popolazione può essere effettuata, questo è proprio contenuto insomma, diciamo, in un articolo dei regolamenti europei, a partire dalla popolazione registrata, che per noi è la popolazione anagrafica in sostanza, utilizzando metodi statistici solidi e documentati. Quindi diciamo che si possono utilizzare delle stime, questa è già una cosa molto, molto importante, l'unica condizione è che i metodi che si utilizzano debbano essere ben documentati e che comunque si può partire da una popolazione, da un'informazione disponibile, da un'informazione anagrafica. Per cui diciamo che anche gli step evolutivi nella Costituzione e nell'implementazione di questo registro seguono un po' anche quelle che sono state le indicazioni date dai regolamenti europei. C'è un primo step che fondamentalmente si basa sul dato anagrafico, il dato contenuto nei registri anagrafici, quindi tutte le informazioni che sono trasmesse dai comuni all'Istat, sia in forma aggregata che in forma individuale, sia riferimento al dato di stock, come per esempio sono le liste anagrafiche comunali, sia riferimento al dati di flusso, cioè a tutti quegli eventi della dinamica demografica naturale e migratoria. Chiaramente qui gioca un ruolo fondamentale il sistema ANVIS, che è il sistema di conteggio della popolazione su base micro. Poi andremo a vedere meglio insomma, di cosa si tratta e che cosa produce questo sistema e qual è l'informazione che va a sostituire.
Lo step 2 è un, diciamo, qualcosa che ancora non è concluso, anzi diciamo che sta iniziando proprio in questi giorni, diciamo, ed è identificato a partire dalla struttura identificata dallo step 1, che viene integrata con i dati del master sample, che chiaramente costituisce e contribuisce alla determinazione di questa popolazione abitualmente dimorante mediante una correzione degli errori di copertura. Il registro base, diciamo, proprio per descrivere come viene considerata questa variazione all'interno del registro, il registro viene dotato di una variabile peso che per diversi livelli di aggregazione dovrà far sì che siano rispettati i totali di popolazione stimati appunto dal master sample. Per quanto riguarda lo step 3, la struttura che viene identificata dallo step 2 verrà poi integrata con l'utilizzo congiunto di dati derivanti da un insieme di altre indagini amministrative, che ovviamente non anagrafiche, che sono già state utilizzate nel primo step. Parliamo di dati di origine fiscale, previdenziale, istruzione, eccetera. L'obiettivo di questo step, di questa strategia complessa di integrazione di dati, è quello di massimizzare la precisione delle stime ottenute con il master sample, cercando appunto ovviamente di controllare quelli che possono essere i costi dell'indagine. Che cosa contiene il registro base? Il registro base contiene delle variabili core che possiamo così riassumere e classificare: quelle immutabili nel tempo, il sesso, diciamo il sesso alla nascita, la data di nascita, il luogo di nascita, per luogo di nascita si intende comune o paese estero, e la data eventuale, eventualmente la data di decesso. Poi ci sono due variabili, sempre che fanno parte delle variabili core, che mutano nel tempo, come il grado di istruzione e la cittadinanza, e poi altre variabili, sempre legate al tempo, che saranno storicizzate. Sono variabili che legano gli individui presenti nel registro a specifiche sottopopolazioni di riferimento, come può essere quella anagrafica o quella abitualmente dimorante, e sono, oppure possono essere delle variabili che fanno riferimento e sono proprie di alcune popolazioni, come per esempio la residenza, il comune anagrafico di residenza e l'indirizzo di residenza anagrafico, che viene identificato da coordinate in modo di riuscire a determinare esattamente il luogo di residenza dell'individuo anche all'interno del comune. Poi le informazioni sempre legate alla popolazione anagrafica, come il codice famiglia, convivenza anagrafica, lo stato civile, e poi invece altre informazioni legate agli altri step, che sono il peso per correggere questa popolazione anagrafica da sotto o sovracopertura. Come vedete qui, insomma, il sistema è abbastanza complesso, non entreremo qui nel dettaglio, questa slide serve solo, insomma, per far capire che tutte queste persone hanno contribuito a vari step, a vari pezzi della costruzione e nell'arricchimento di questo registro base degli individui, che possiamo vedere sintetizzato sulla destra con le variabili che abbiamo appena enunciato. Quali sono le potenzialità del registro base? Chiaramente, insomma, abbiamo detto che è importante avere un registro base di questo tipo, è importante produrre un registro che abbia queste caratteristiche ed è importante disporre dati di una base dati individuale storicizzata e georeferenziabile. Perché è importante? Perché questa base dati consente di introdurre importanti innovazioni nella produzione degli indicatori riferiti alla popolazione. Sarà possibile considerare aggregati di popolazione che rispondono a diverse definizioni, come abbiamo detto. Ci sarà la possibilità di analizzare contestualmente le caratteristiche delle persone e dei luoghi, grazie all'integrazione dei dati di popolazione e quelli sul territorio e sulle attività. Inoltre sarà possibile anche avere delle misure più precise degli aggregati di popolazione a cui riferire le analisi. Saranno possibile
sarà possibile diffondere delle statistiche demografiche sul movimento e calcolo della popolazione più precise, più accurate, grazie all'approccio micro, e inoltre ci sarà la possibilità di analisi longitudinali che consentiranno di studiare l'evoluzione di fondo dei comportamenti demografici. Infine sarà possibile stimare la probabilità di transizione tra le diverse fasi dei percorsi di vita sulla base delle caratteristiche individuali e di contesto. Allora, quanto tempo ho? Scusi, ho 5 minuti, perfetto. Allora, come vi avevo anticipato, ora diciamo, farò vedere che diciamo, il primo passo, il primo step che vi ho illustrato è in realtà, c'è in sostanza, c'è un sistema ANVIS che funziona e che ha alimentato e contribuisce ad alimentare il registro base degli individui. Questo è un sistema che ha da sempre permesso di la diffusione di statistiche demografiche, che ora verrà appunto utilizzato per il primo popolamento del registro base degli individui. Ora le statistiche demografiche stanno cambiando da un approccio macro a un approccio micro, è stato sempre partendo dal dato censuario. Fino ad oggi le statistiche che sono state diffuse sulla popolazione hanno la popolazione che è stata calcolata a partire dal dato censuario, dal dato individuale, è stata calcolata a partire dai flussi aggregati che i comuni hanno trasmesso all'Istat. Questo sistema rimarrà più o meno invariato, con la differenza che però i flussi non saranno più aggregati ma saranno individuali. Questo che cosa significa? Per fare un esempio, che non verranno più tolte 3 persone per accesso da un comune, ma queste persone avranno un nome e un cognome e dovranno essere individuate all'interno della popolazione presente in quel determinato comune. Quindi diciamo che è un sistema chiaramente più preciso, più accurato, però anche ovviamente meno robusto. Perché la qualità delle informazioni individuali, sia di stock che di flusso, dovrà essere buona per permettere questo collegamento e questo nuovo calcolo, sistema di calcolo della popolazione micro. Come potete vedere, qui abbiamo il confronto tra i risultati macro e i risultati micro. Nella prima colonna ci sono i risultati del bilancio, così come lo possiamo vedere sul sito dell'Istat, così come viene diffuso sul sito dell'Istat. Nell'ultima colonna invece sono i risultati di questo conteggio della popolazione a livello micro individuale. Come potete vedere, insomma, è molto importante osservare che i risultati sono simili, quindi che è possibile, c'è, diciamo, il livello di qualità delle informazioni è abbastanza buono, che consente appunto a questo nuovo sistema di entrare in produzione. Come potete vedere, le differenze sono molto piccole e ci devono essere, nel senso che cambiano anche alcune piccole cose, nel senso che la data di riferimento, per esempio, degli eventi non è più la stessa. Nel caso macro abbiamo una data amministrativa di definizione di una pratica, nel caso micro possiamo invece considerare la data di accadimento dell'evento, cioè quello di decorrenza. Volevo sottolineare anche il fatto che in realtà il dato micro che vedete nell'ultima colonna si compone di due quantità. Nella prima ci sono veramente i dati che sono trasmessi a livello micro all'Istat, nella seconda c'è il risultato di tutto un processo di integrazione che viene fatto attraverso il confronto tra il sistema ANVIS e tutte le altre informazioni di cui l'Istat dispone, sia di natura anagrafica sia in relazione alle altre fonti amministrative. Come potete vedere, il lavoro di recupero dei dati micro è ancora abbastanza importante, rilevante. Ovviamente l'obiettivo è quello che la terza colonna, che appunto fornisce i risultati di questa integrazione di tutti i dati per migliorare l'informazione micro che arriva all'Istat, sia sempre più piccola fino ad essere del tutto marginale. Come potete vedere, però, è importante osservare come alcune cose sono ovviamente acquisite. Per esempio, il confronto tra l'iscrizione d'altro comune e le cancellazioni per altri comuni, che a livello micro coincidono a livello nazionale per definizione, mentre a livello macro ci sono delle differenze.
Un minuto, ok. Va bene, insomma, volevo farvi vedere come c'erano alcuni esempi, come a livello micro era possibile calcolare esattamente nei denominatori degli indicatori statistici la popolazione effettivamente esposta a rischio, cosa che era impossibile fare a livello macro, dove dovevamo prendere una popolazione media e quindi fare un'ipotesi di distribuzione uniforme all'interno del periodo di riferimento. Invece possiamo aumentare la qualità dell'informazione, l'accuratezza dell'informazione sugli indicatori demografici proprio utilizzando questo calcolo degli anni persona. Questo ha un impatto molto forte, soprattutto per quanto riguarda gli indicatori, i tassi specifici di mortalità nelle prime classi, dove appunto il fenomeno, non, come sappiamo, non si distribuisce in maniera uniforme nel periodo di riferimento, ma è concentrato nelle prime settimane di vita dei nati. Inoltre è anche possibile fare un lavoro di riclassificazione e passare da un bilancio che oggi è sostanzialmente anagrafico, con delle poste anagrafiche come le cancellazioni per altri motivi, fare un lavoro di riclassificazione che consente veramente di passare a un bilancio demografico, dove le uniche poste che contribuiscono a cambiare gli stock di popolazione sono poste demografiche, cioè migrazioni e dinamica migratoria naturale. Io termino qui, volevo solamente concludere, diciamo, le conclusioni sono che effettivamente il registro di popolazione è molto importante, non è solo un progetto, ma effettivamente siamo già riusciti a raggiungere i primi obiettivi e che chiaramente dovranno essere migliorati e arricchiti da tutte le altre informazioni che arriveranno dalle indagini e dalle altre fonti amministrative. Grazie per l'attenzione. Grazie Enrico. Siamo quindi al lavoro successivo, metodi inferenziali per dati integrati. Sarà un intervento, interviene il professor Brunero Liseo, professore ordinario di statistica presso la Facoltà di Economia dell'Università La Sapienza di Roma. Il professor Liseo si interessa di statistica bayesiana, statistica ufficiale e probabilità applicata. A te la parola. Io parlerò da un altro punto di vista, grazie, un po' più metodologico, perché questo è insomma, quello di cui ci occupiamo in università. Io, diciamo, coordinare è una parola grossa, però lavoro insieme a un gruppo di altri docenti e dottorandi e ci occupiamo principalmente degli aspetti più metodologici del record linkage soprattutto. E, sì, funziona. Ok, quello che vorrei dirvi oggi è, brevemente, mi scuso per le slide in inglese, però parlerò in italiano. Quello su cui volevo concentrare l'attenzione oggi è fondamentalmente il problema di come l'incertezza sul processo di abbinamento, sul processo di linkage, si propaga quando noi su questi dati produciamo delle stime, fondamentalmente. Attraverso degli esempi, insomma, sarò molto generico, non andrò nello specifico, anche se il problema è effettivamente un problema tecnico, è un problema di distribuzione campionaria, di errori, di propagazione degli errori. Quindi salto, diciamo, il discorso generale, però è chiaro che andiamo incontro a un uso della statistica sempre più integrato, per vari motivi che sono stati già ben elencati da Paolo nel primo intervento, su cui di fatto non mi dilungo. Allora, gli errori di linkage però esistono e non possono essere eliminati, questo è un problema di fondo, nel senso che i dati vengono raccolti con vari livelli di qualità, diciamo, ma siamo in grado di controllarli, siamo in grado di stimare qual è la percentuale di errori a livello macro, ma non siamo in grado di eliminarli per errori di misurazione, per scarsa qualità, per vari motivi. Quindi dobbiamo saperla gestire a livello... dove devo puntarlo? Qui? Ok. Scusate. Quindi, quali sono gli errori che poi a livello inferenziale provocano
quali sono i problemi che a livello inferenziale gli errori di linkage provocano. Ad esempio, ed è quello su cui mi concentrerò più a lungo, c'è una quando stimiamo un semplice modello di regressione, fondamentalmente, e perché abbiamo una variabile y osservata su un file, una variabile x osservata su un altro file, e vogliamo costruire un banale modello di regressione limitatamente alle unità che abbiamo deciso essere abbinate, allora questo coefficiente di regressione che viene stimato assume un valore più piccolo in valore assoluto, cioè viene spostato verso lo zero. E questo è un problema che, come dire, è un risultato che si dimostra in maniera abbastanza semplice, e forse il modo più chiaro per capirlo è che noi stiamo calcolando un modello di regressione su dati abbinati che non sono correlati tra di loro, perché appartengono a unità differenti. Allora il coefficiente di correlazione tra unità non abbinate mediamente vale zero, e quindi stiamo stimando una media tra il vero coefficiente e zero, e questo porta la stima a un numero compreso fra quel beta e zero, diciamo. Gli standard error vengono accresciuti dal fatto che ci mancano dei veri link, cioè da tutti i link che perdiamo, e poi lo stesso problema si propaga in altre metodologie statistiche. Ad esempio, nel caso del cattura ricattura è tipico, se io diminuisco il numero delle catture, fondamentalmente sto in qualche modo aumentando il numero della popolazione, no? E questo succede più o meno la stima del numero della numerosità della popolazione. Io mi occuperò soprattutto di record linkage, anche se, ripeto, il problema si pone anche in altri contesti. Non farò la storia del record linkage, ma il record linkage è una serie di metodologie che serve in qualche modo a stabilire se due record osservati su due dataset differenti appartengono alla stessa unità statistica oppure no. Questo era detto in due parole. E esistono una serie di procedure statistiche ben formalizzate che conducono poi a una decisione statistica basata in generale su un test, per cui i due record vengono abbinati oppure no. In realtà tutta la metodologia può essere, diciamo, studiata da qualche volenteroso leggendo pochi articoli, perché sono pochi gli articoli che si occupano a livello formale metodologico di record linkage. Primo tra tutti l'articolo di Felleghi e Santer del 69, e poi una riformulazione in chiave più moderna di Giaro nel 1989. Questa procedura, che poi è implementata in maniera precisa anche da Relais, che è un prodotto che voi conoscete bene, immagino, presta il fianco a diverse critiche da un punto di vista metodologico, soprattutto per il modo in cui l'incertezza dell'operazione di linkage viene gestita. Questo è il problema. Ce ne sono altri, ma il problema di fondo è che come trasformiamo una decisione presa con un certo livello di probabilità in una fase operativa, perché poi quando io lavoro su un dataset integrato posso perdere l'informazione relativa all'incertezza con cui è stato costruito. Allora, io mi soffermerò su due punti. Il primo punto è, diciamo, il superamento del modello di Felleghi e Santer, e questo superamento nasce da un lavoro iniziale di Seors, Feinberg e un altro di cui non mi ricordo il nome, Hall, di qualche anno fa, in cui, diciamo, l'approccio al record linkage viene cambiato fondamentalmente. Perché? Perché mentre nel vecchio record linkage c'era anche perché è stato concepito in un momento diverso, c'era l'idea che tutti i record andavano confrontati tra di loro. Questa metodologia, che funziona con due file, con un numero di record limitato, non è facilmente scalabile. Quando i file, invece di essere due, sono K,
quando il numero di unità che abbiamo all'interno di ogni singolo file è enorme, c'è un'esplosione computazionale del numero di confronti che io devo fare per stabilire se due record sono simili oppure no. Allora, vuoi per i problemi computazionali, vuoi per lo sviluppo di nuove metodologie, questo lavoro del 2015 cambiava prospettiva e fondamentalmente proponeva un'idea legata a un modello di cluster, ovvero supponiamo di avere non due ma K liste differenti. Queste K liste differenti fanno riferimento a un certo numero aleatorio, incognito, di individui. Allora, è più ragionevole probabilmente osservare singolarmente questi record e associarli in maniera probabilistica, ovviamente attraverso un modello statistico, a uno di quei K profili incogniti, latenti, che il modello può proporre. Quindi in qualche modo questo cambio di prospettiva consente in qualche modo di rendere il problema ancora gestibile da un punto di vista computazionale, pur aumentando sia il numero dei file, perché adesso il 2 non è più un vincolo in qualche modo, sia la numerosità dei vari cluster. E questo è quello che noi abbiamo in qualche modo, la strada che abbiamo in qualche modo perseguito negli ultimi anni. E faccio un riferimento metodologico molto breve, giusto per concentrarci, per capire un po' il linguaggio. Supponete di avere K differenti dataset, che sono le liste che vogliamo in qualche modo integrare, e supponete che ogni lista contenga un certo numero di variabili. Ogni lista può avere le proprie variabili, però noi ci concentriamo su un numero P di variabili che sono comuni ai vari dataset. Le altre per questo momento non contano. Ogni variabile delle P variabili ha un certo numero, che la chiamiamo L genericamente, ha un certo numero di livelli categorici, M con L. Quindi noi avremo un XIJ che sono i record osservati sul jesimo individuo dell'iesimo file. Abbiamo tanti file, tanti individui per ogni file. E poi abbiamo delle variabili latenti, queste variabili latenti che chiameremo Y con H, dove H varia tra 1 e un numero che noi non sappiamo a priori, ma che, lì ho scritto l'esempio con due soli file, può essere al più NA più NB, cioè il numero di unità dei due file che si sommano e sono il numero massimo di individui che possiamo immaginare quando andiamo a integrare due file che non hanno nulla da integrare fondamentalmente. Ovviamente però ci muoviamo all'interno di un modello di superpopolazione, quindi la popolazione che noi possiamo stimare potrebbe essere anche più grande di questi n individui. Questi sono quelli che noi possiamo osservare. Dopodiché la variabile che mi interessa di fatto è una variabile lambda che varia, i cui valori possono essere da 1 a n stella, che è il numero massimo di individui, e questo lambda indica il vero valore, qual è l'individuo a cui viene assegnato la stringa XIJ, cioè a quale individuo io vado a assegnare l'accoppiamento IJ di file e unità. Dopodiché, vabbè, ci sono altre variabili che accompagnano il modello, una struttura, è un modello fondamentalmente a struttura latente, a variabili non osservabili, e queste Z e J sono variabili che ci dicono se l'individuo è distorto oppure no, è stato osservato in maniera corretta oppure no, perché, non l'ho detto, ma all'interno di un modello di record linkage c'è sotto lì l'assunzione che le variabili sono state osservate o comunque registrate con errore, perché altrimenti se le variabili fossero registrate esattamente tutto questo schema probabilistico sarebbe del tutto superfluo. No? Tutte le quantità che vi ho elencato vengono inserite all'interno di un modello molto semplice da un punto di vista statistico. Il modello è veramente elementare, ed è elementare perché deve
come dire, deve sopportare la, come dire, il peso computazionale, perché anche se non facciamo più tutti questi confronti, come dire, l'impegno computazionale resta notevole, per cui ci sono delle assunzioni che in altri contesti, in altri lavori avevamo in qualche modo superato, ma che siamo stati costretti a reintrodurre, come ad esempio quella della indipendenza tra le variabili chiave, perché introdurre anche una struttura di dipendenza dalle variabili chiave sarebbe in questo contesto troppo oneroso dal punto di vista computazionale. Però diciamo, il modello gira in modo abbastanza soddisfacente, diciamo, e consente alla fine di costruire una distribuzione a posteriori sui valori di lambda, cioè da per ogni singolo record ci dice qual è la distribuzione, qual è la probabilità con cui quel record appartiene a quel dato cluster, quindi a quel dato individuo fondamentalmente. C'è tutto un discorso su quale distribuzione a priori, ovviamente io sto lavorando all'interno di un modello bayesiano, anche se in realtà poi diciamo qui il linguaggio bayesiano serve semplicemente per produrre in modo come dire, formalmente corretto delle distribuzioni a posteriori, cioè la filosofia è quella di un modello statistico to cure. Quello che c'è un po' da dire sulla distribuzione a priori che diamo a lambda, però questo è un discorso che insomma ci porterebbe lontano, adesso non lo affronto, però diciamo pensate alla distribuzione a priori su lambda come una distribuzione a priori su tutte le possibili partizioni che noi possiamo fare di questi individui e come suddividerli nei vari gruppi, no? Salto anche gli aspetti computazionali, ma che sono standard, non c'è niente di particolarmente complesso o difficile da affrontare. Il modello è completamente implementato da Andrea Tancredi, che fa parte del mio gruppo, e tra poco sarà anche disponibile sui siti open source come GitHub. Quello che dicevo è che il modello produce una distribuzione a posteriori su lambda, cioè sulle possibili associazioni. E questa distribuzione a posteriori ha il vantaggio di essere utilizzata in maniera completa nella fase successiva del lavoro, cioè quando io voglio utilizzare il dataset appena costruito per fare inferenza, cioè per produrre nuova conoscenza statistica, diciamo. E la situazione con cui ci confrontiamo fondamentalmente è questa, cioè noi abbiamo, queste sono due, noi potremmo avere tanti dataset, e la situazione specifica è quella in cui si ha un dataset A in cui ho osservato le variabili X, che poi riosservo anche nel dataset B, ma nel dataset A e nel dataset B ho altre informazioni associate a quegli individui, e quello che a me interessa è costruire un nuovo dataset in cui compaiono sia le X che le Z, ovviamente limitatamente a quelle unità che con un certo grado di fiducia io posso assumere siano effettivamente appartenenti alla stessa unità statistica. Allora, questo schema ovviamente poi si adatta al particolare modello statistico che andiamo a utilizzare, e quello che abbiamo fatto è soprattutto a livello appunto di modello di regressione, perché è il modello standard fondamentalmente che si utilizza, ma poi magari accenderò anche ad altre applicazioni. E nel caso della regressione, questo era stato già affrontato ovviamente da personalità della statistica ufficiale, da Shorin e Winkler, da Larsen e Lahiri, da Chambers, eccetera, sotto ipotesi e assunzioni differenti, un po' più limitanti di quelle con cui abbiamo noi affrontato il problema. E quello che emerge dalle simulazioni, anche da applicazioni fatte su dataset reali, è quello che vi dicevo prima, anche a livello in contesti più complicati, anche a livello di regressione multipla, c'è questo effetto di restringimento dei coefficienti di regressione verso lo zero, che fa sottostimare appunto insomma, come dire, la dipendenza che c'è tra i due set di variabili. Allora, questa è un'applicazione molto semplice, l'abbiamo presa da dati della Banca d'Italia,
in cui abbiamo due edizioni, diciamo, dell'indagine, l'indagine sui consumi delle famiglie, sui redditi delle famiglie, 2010 e 2008, e prendiamo il 2000, un certo numero di famiglie, 7.951, non ho riportato il dato del 2008, scusatemi, e comunque utilizziamo quelle variabili scritte in blu come variabili di linkage, come variabili chiave. Quindi sesso, età, stato maritale, eccetera. Questo è un dataset in cui noi sappiamo qual è la verità e quindi possiamo in qualche modo controllare quello che accade. Allora, un piccolo sottoinsieme, e viene fuori quello che vedete qui, cioè quelli sono i dati presi dalle due indagini, 2008 e 2010, e quelle sono le due rette di regressione in cui c'è quella nera e quella vera, quella che effettivamente si ottiene utilizzando i veri match, e quella rossa è quella che si ottiene attraverso una piccola operazione di noise, cioè abbiamo modificato dei valori in modo casuale sul 5%, abbiamo aggiunto il 5% di falsi match ai veri match, e quello che vedete sul grafico di destra è la distribuzione a posteriori del coefficiente di regressione nei due casi, cioè c'è questo spostamento verso lo zero che è notevole, in alcune situazioni l'intero intervallo di confidenza, diciamo, di credibilità non si sovrappone. A questo punto però, quanto tempo? Scusami, 3 minuti? Allora, in 3 minuti vi pongo questo problema per il quale non abbiamo una soluzione generale, diciamo, no? Allora, quando si fa un modello di regressione su dati linkati, noi stiamo utilizzando l'informazione derivante dalle variabili chiave per migliorare la stima del modello tra la Y e la X. Ora, è vero il viceversa? Cioè, è vero che possiamo anche utilizzare l'informazione derivante dalla Y e la X per migliorare l'operazione di linkage? Questo non è chiaro. Non è chiaro perché? Perché dipende dall'uso che io voglio fare poi del dataset linkato. Se lo sto linkando soltanto per quella particolare applicazione, forse è ragionevole utilizzare l'informazione back and forth, ma se invece io sto usando un metodo di linkage per costruire un dataset, un master sample, come diceva prima Paolo, per futuri utilizzi multipli, non strettamente legati al modello di regressione, potrebbe non essere questa la strategia migliore. Allora, con questi dati, con i dati precedenti, allora, vedete quello che succede quando si utilizzano le diverse procedure. Allora, la linea nera è la vera retta di regressione, utilizzando i veri match. La retta rossa è la retta bayesiana, diciamo la retta da modello bayesiano, in cui abbiamo utilizzato l'incertezza da regular linkage, quindi tutta l'incertezza sulla probabilità di linkage, ma utilizzando anche il modello di regressione, cioè utilizzando quindi l'informazione in tutte e due le direzioni. Per quanto riguarda invece la linea verde, abbiamo utilizzato soltanto il modello di linkage, però con una stima di plugin, cioè abbiamo utilizzato il modello di linkage semplicemente per stimare i dati, le coppie, e poi abbiamo preso quel numero di coppie e ci abbiamo calcolato sopra la retta di regressione. Questo per dire che non basta il modello più sofisticato per produrre poi delle stime successive più efficaci. Occorre anche considerare un altro aspetto che non ho considerato è la non bontà del modello, cioè la bontà o non bontà del modello, perché anche questo può essere influenzato dalla consistenza delle probabilità di linkage con cui abbiamo effettuato la prima fase. L'ultima slide, ce n'ho ancora una, era il
salto tutto questo perché purtroppo volevo soltanto elencarvi gli argomenti su cui stiamo lavorando e abbiamo lavorato in un po' col gruppo del dipartimento, un po' con dei colleghi ISAT qua presenti. E insomma, questa metodologia la stiamo portando avanti sia per, appunto, per modelli di regressione un po' più complessi, sia per stima di modelli per piccole aree innestati, sia per problemi più generali per la stima dell'elasticità intergenerazionale del reddito, al problema di statistica economica fondamentalmente, e poi per stime di, più specificatamente, stime della numerosità di una popolazione tramite modelli cattura-ricattura. Grazie. Grazie Brunero. Passerei subito la parola a Giulio Barcaroli, che parlerà dell'utilizzo del machine learning nella statistica ufficiale. Il dottor Barcaroli è dirigente di ricerca presso l'Istat e ricopre il ruolo di responsabile del servizio metodi, qualità e metadati nella direzione centrale per la metodologia e il disegno dei processi statistici. A te la parola, Giulio. Grazie Orietta. Però non c'è. Ok. Qui no, qui no, infatti. Vado subito a una definizione. Non compare sul video la slide. Vabbè, ok. Vado subito a una definizione del machine learning, che è sostanzialmente quel campo dell'intelligenza artificiale nata all'interno della computer science che si preoccupa di dare alle macchine la capacità di imparare direttamente dai dati, considerati come esempi per l'apprendimento, senza la necessità di essere esplicitamente programmati. Qual è il rapporto del machine learning con le tecniche statistiche? Cioè, mentre all'inizio c'era sostanzialmente un forte accento verso la computer science con una sottovalutazione dell'importanza delle tecniche statistiche, ormai le tecniche statistiche assieme a metodi matematici di ottimizzazione sono stati completamente compresi all'interno di questa disciplina, che fa parte a sua volta della data science. Quali sono le differenze tra questo approccio machine learning con quello classico di modellazione statistica? Qui faccio riferimento, per una di queste differenze fondamentali, a un lavoro comparso nel 2001 di Leo Bryman, che riporta le cosiddette due culture all'interno di questo campo della modellazione statistica. La prima cultura, quella che possiamo assumere come tradizionale, è quella che fa riferimento alle assunzioni che vengono fatte sui meccanismi di generazione dei dati. Ad ogni meccanismo di generazione dei dati compete un modello che quindi è in grado di rappresentare degnamente la realtà oggetto di interesse e di stimare adeguatamente i parametri della popolazione di interesse e quant'altro. L'altra cultura, quella che fa riferimento invece a questo nuovo approccio di machine learning, si disinteressa completamente del meccanismo di generazione dei dati e sostanzialmente stressa la capacità predittiva dei modelli che di tipo algoritmico, che vengono utilizzati per che cosa? Non tanto e non solo per stime di aggregati o per rappresentare la realtà, questo assolutamente, la rappresentazione della realtà non è l'oggetto di questo, ma quanto la capacità di predire i valori delle variabili target a livello di singole unità. Questo è rappresentato bene dall'esempio che fa Bryman. Abbiamo una scatola, abbiamo le variabili x predittive e le variabili y target. Per la modellazione statistica tradizionale si tratta di riempire quella scatola con un modello che fa riferimento al meccanismo di generazione, e nel riempirla si dà anche una descrizione attraverso i parametri, attraverso le relazioni che intercorrono tra x e y della realtà oggetto di interesse. Quindi c'è anche una finalità descrittiva oltre che inferenziale. E nel fare questo sostanzialmente Si riprende anche un'altra contrapposizione, to explain or to predict. La finalità descrittiva è totalmente assente per quanto riguarda l'approccio algoritmico. Cioè abbiamo x, abbiamo y, la scatola resta nera, una black box, quello che viene fuori è
sono dei modelli che ci servono sostanzialmente per predire a livello, ripeto, di singola unità. D'altra parte, se accuratamente prediciamo a livello di singola unità, siamo anche in grado poi di fare inferenze sugli aggregati oggetto di interesse. L'altro elemento che secondo me contraddistingue nettamente l'approccio tradizionale da quello di machine learning è l'infrastruttura che il machine learning mette a disposizione per la stima dei modelli e per la scelta dei modelli. Sostanzialmente abbiamo un ambiente che non considera tutto l'insieme dei dati come quello su cui fittare il modello e poi arriveranno altri dati su cui fare le predizioni, ma c'è il cosiddetto holdout method, un passaggio di suddivisione dei dati a disposizione tra un sottoinsieme per il training, per il fitting, e un sottoinsieme per la validazione. Avere a disposizione un sottoinsieme di controllo che ci permette di verificare effettivamente la capacità predittiva dei modelli ci permette anche di evitare problemi come l'overfitting e di massimizzare la generalizzabilità dei modelli che vengono stimati e, in ultima analisi, avendo anche la possibilità di produrre degli indicatori di accuratezza, tra l'altro col sistema degli unfold cross validation, noi possiamo non solo stimare puntualmente questi indicatori, ma anche valutarne la variabilità e quindi capire sostanzialmente l'affidabilità fino in fondo degli strumenti che stiamo costruendo. Questa infrastruttura quindi ci permette di stimare differenti modelli e di valutarne comparativamente la performance in modo di fare la scelta giusta in termini di potenza, di capacità effettiva dello strumento che abbiamo a disposizione. Questo è l'altro elemento, secondo me, ancora più importante che caratterizza e differenzia il machine learning dall'approccio di modellazione statistica tradizionale. La riflessione che viene fatta all'interno della statistica ufficiale, adesso vediamo l'applicabilità di questo approccio all'interno della statistica ufficiale, è: fino adesso abbiamo ragionato in termini di processo di produzione tradizionale, dati da indagine, un qualche cosa che abbiamo totalmente sotto controllo, il meccanismo di generazione dei dati di indagine è sostanzialmente individuabile e quindi abbiamo un qualche cosa che conosciamo e all'interno del quale siamo in grado di applicare strumenti anche tradizionali in modo ottimale. Ci stiamo però spostando verso un ambiente del tutto differente, è risultato anche dagli interventi che mi hanno preceduto. Non c'è più un ambiente singola fonte, di cui abbiamo il controllo totale, andiamo verso un ambiente multifonte. Rispetto a molte di queste fonti non abbiamo il controllo, molte di queste fonti sono di natura complessa, soprattutto in termini non solo di volume, ma anche di varietà. Basta pensare al contenuto dei siti web che cerchiamo di elaborare per trarre indicazioni sulle caratteristiche delle imprese che hanno quei siti web e in qualche modo, certo, non abbiamo variabili solo qualitative o solo quantitative. Quindi la caratteristica di queste fonti rende più appetibile l'approccio algoritmico rispetto a quello tradizionale. Però anche all'interno di quello tradizionale, qui ho individuato i settori i sottoprocessi del GSBPM in cui maggiormente viene utilizzata la modellazione statistica. Sampling design, data integration, data editing e imputazione, individuazione degli outlier e il loro trattamento, trattamento della risposta totale, stima. Vorrei fare un esempio di come questo nuovo approccio è utilizzabile all'interno di uno di questi sottoprocessi, quello che riguarda l'imputazione. Normalmente quello che viene fatto per imputare valori mancanti nei nostri ambienti è o la ricerca del donatore o l'utilizzo di un modello per imputare i valori mancanti. Diamo velocemente un'occhiata a come viene effettuata, per esempio, la ricerca del donatore. Questa è una versione basica, il Sequential Hot Deck, che sostanzialmente ordina un dataset secondo le variabili di matching X, scandisce il dataset ordinato secondo queste variabili, appena si individua un valore mancante per la variabile Y, viene donato il valore del record immediatamente precedente, che dal punto di vista della vicinanza rispetto alla X è quello più simile. Questo implica sostanzialmente un modello implicito, quindi una qualche relazione tra le variabili Y e le variabili X, però implicito, senza parametri, senza indicazioni anche della qualità dello strumento che abbiamo a disposizione. L'altro approccio normalmente seguito è quello dell'imputazione model-based.
Come avviene questa imputazione model based? All'interno utilizziamo la parte di dataset in cui i dati sono completi per stimare, per fittare dei modelli, può essere regressione lineare, regressione logistica o quant'altro, a seconda del tipo di dati. Viene scelto un modello sulla base della valutazione del fitting e questo modello viene utilizzato per imputare i dati nella parte mancante. Non ci si pone il problema di overfitting, non ci si pone il problema del differente comportamento della parte incompleta rispetto alla parte completa. Con un approccio machine learning invece abbiamo sempre la parte completa che non viene utilizzata completamente per il fitting, viene utilizzato un sottoinsieme come training set all'interno del quale vengono stimati vari modelli di cui viene valutata in modo comparativo la performance e viene scelto tra tutti i modelli stimati nel training set e validati attraverso il validation set, viene scelto il migliore e questo migliore viene applicato sempre per l'imputazione. Quindi da questo punto di vista sostanzialmente la differenza forte è nel fatto che il modello al momento della stima viene fatta questa stima con modalità del tutto differenti a quelle classiche, come dicevo prima, ben differenti. Ma il valore aggiunto fondamentale di questo approccio, come in qualche modo accennavo prima, è nel suo utilizzo all'interno di un sistema multifonte in cui si sposano insieme dati da indagine, dati di fonti amministrative e dati da fonti nuove, tipo i big data, in questo caso internet data. Qui ho riportato un'esperienza che abbiamo appena compiuto e che ha dato come risultato la produzione di statistiche sperimentali relative a il tasso di imprese che permettono il web ordering o che sono presenti su social media o che all'interno dei propri siti web danno offerte di lavoro. Tutte stime già prodotte dall'indagine sull'uso dell'ICT da parte delle imprese, nella parte inferiore della slide vedete il flusso dell'indagine. La sperimentazione che abbiamo fatto è stata attesa a verificare la possibilità di utilizzare direttamente i dati da internet, quindi quanto contenuto nei siti web, per produrre le stesse stime e anche per produrne di nuove, in effetti le abbiamo anche prodotte di nuove rispetto a quelle già esistenti. Come abbiamo fatto? Beh, innanzitutto abbiamo utilizzato i dati da indagine, quindi le dichiarazioni dei rispondenti nell'indagine. Nel sottoinsieme di rispondenti che dichiaravano anche il sito web, siamo stati in grado di mettere in collegamento queste risposte all'indagine con il contenuto dei siti web ottenuto da web scraping, elaborato attraverso tecniche di natural language processing e su cui abbiamo potuto utilizzare l'approccio classico di machine learning, ottenendo quindi dei predittori che abbiamo applicato a tutti i siti web di tutte le imprese della popolazione di interesse che siamo riusciti a raggiungere, quindi incrementando notevolmente la base su cui produrre le stime oggetto di interesse. Questo è sostanzialmente il flusso procedurale che abbiamo portato avanti. Al punto 2 abbiamo l'utilizzo del machine learning. I modelli che sono stati considerati sono stati un insieme veramente numeroso, da quelli tradizionali regressioni logistiche a quelli meno tradizionali, via via più raffinati. Quello che abbiamo fatto, come normalmente si fa in questi casi, è stato sottoporre a una valutazione comparata in termini di indicatori di performance questi modelli, in termini di accuratezza, in termini di recall, di precision e di sintesi di questi indicatori. Abbiamo scelto, nel nostro caso, il modello migliore per tutti gli indicatori a disposizione, cioè le Random Forest. Abbiamo applicato le Random Forest agli 85.000 siti di cui eravamo riusciti a catturare il contenuto e abbiamo quindi prodotto diverse stime relative a tre set di stimatori. Quelli di indagine, quelli model based, full model based, nel senso conteggio dei valori predetti, calibrati con i totali noti in Asia, e poi stimatori combinati con i dati di indagine, che mette insieme sia i dati di indagine che i dati utilizzati, raccolti dai siti web. La cosa interessante è stata che nel momento in cui abbiamo messo a confronto le varie stime, un primo elemento molto interessante è stato che i tre insiemi di stime non erano contraddittori.
cioè sostanzialmente model based e combined, le stime quasi sempre giacciono all'interno dell'area identificata dai limiti degli intervalli di confidenza delle stime puntuali delle stime d'indagine. Ma un altro elemento forse più interessante è che attraverso studi di simulazione siamo in qualche modo riusciti anche a valutare in termini di mean square error complessivo suddiviso nelle due componenti di bias e di coefficienti di variabilità la performance dei tre set di stime. E vabbè, questo è un caso, quello più favorevole che ho riportato per il machine learning. Comunque, da un punto di vista della variazione, della variabilità delle stime, quelle model sono sicuramente, colore blu, sono le migliori sicuramente. Non lo sono per quanto riguarda il bias, sono ancora quelle da disegno, quelle classiche, ma in termini di mean square error complessivo, quelle da modello risultano essere le migliori. Questo per dire che risulta un fatto, quello che dicevo prima, se l'accuratezza nella capacità, in termini di predizione a livello di unità è elevata, questo si riflette poi anche a livello inferenziale per la stima dei parametri di interesse. Conclusioni rapidissime, non le riporto tutte, un'unica indicazione, l'adozione di questi schemi nuovi di machine learning, che peraltro non è che debba essere fatta dappertutto, ci sono sicuramente delle situazioni in cui l'approccio classico è sicuramente conveniente rispetto a questo, dove ci sono assunzioni importanti sul meccanismo di generazione dei dati, è sicuramente vantaggioso quell'altro approccio, però in molte altre situazioni è sicuramente conveniente questo tipo di approccio, in cui comunque viene scelta la soluzione migliore, cosa che non sempre viene fatta al nostro interno. Questo è un cambio di paradigma fondamentale che dovremmo assumere. Una condizione necessaria, forse non sufficiente, è che tutti i ricercatori, tutti coloro che si occupano di questo tipo di attività, abbiano ben chiaro che cosa significa machine learning e come utilizzare gli strumenti che questo mette a disposizione. Quindi sicuramente un investimento in questo senso dovrebbe essere necessario. Grazie. Grazie Giulio. Passerei dunque all'ultimo contributo del professor Arbia. Il professor Giuseppe Arbia dal 94 è professore ordinario di statistica economica, prima all'Università di Padova, poi all'Università di Pescara e ora all'Università Cattolica. È anche professore a contratto presso l'Università USI di Lugano e research professor presso il College of William & Mary a Williamsburg in Virginia. Dal 2006 è il chairman della Special Econometrics Association e dal 2016 è membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Statistica. Prego, professor Arbia. Grazie. Dunque, il tempo è poco e siamo un po' in ritardo e non voglio togliere a nessuno la possibilità di partecipare alla plenaria, quindi insomma cercherò di essere contenuto e casomai recuperare un po' di tempo e do subito magari il messaggio della mia relazione, così che poi magari alcuni dettagli nella relazione stessa potranno essere superati. Allora, innanzitutto questo paper ha due destinatari, da un lato il ricercatore, l'utente, che utilizza dati individuali e dall'altro produttori di statistiche. Sarà un lavoro principalmente fondato su modelli, ma l'enfasi in realtà è proprio sulla qualità del dato. Quindi parleremo di modelli durante questa relazione qui, però avendo in mente sempre la qualità del dato. E il messaggio principale è questo. Quando usiamo un dato individuale geolocalizzato, se c'è un'accuratezza nella geolocalizzazione, allora possiamo avere delle distorsioni sui modelli che vogliamo stimare. Questa è l'idea di base. Quindi quello che farò vedere è un po' il riassunto di in particolare tre lavori, che due dei quali sono già pubblicati, il terzo è appena sottomesso, prodotti con il collega il professor Espa e il professor Giuliani di Trento, i primi due, e il terzo invece con Berta e con Kerry Dolan. Ok, come avanzo qui? Eccolo qui. Quindi partiamo proprio dall'idea appunto di utilizzare dati individuali geolocalizzati.
questo sta aprendo delle prospettive assolutamente nuove, no? per molte applicazioni. Parlo di un'applicazione, ad esempio, di natura economica, statistica economica, applicazioni nelle quali in un modello economico per decenni abbiamo lavorato sotto l'ipotesi dell'agente rappresentativo. L'agente rappresentativo era una ipotesi di comodo per la quale appunto gli individui si comportano sostanzialmente tutti nella stessa maniera, no? E questo è stato criticato fortemente già non in anni recenti, già da Kirman nel 93, da Turlauf nell'89, per esempio da Denikwo nel 94, solo per citare alcuni dei più violenti, delle più violente critiche verso questo approccio. In particolare Turlauf questo lavoro qui non l'ha mai pubblicato, è un working paper, quello che cito qui, perché quello che sosteneva lui lì nell'89, quindi stiamo parlando di quasi 30 anni fa, lui diceva sarebbe bello se potessimo stimare i modelli sul singolo individuo, ma non possiamo farlo per tre ragioni di motivi. Uno, non disponiamo dei dati, due, non abbiamo la potenza di calcolo, tre, non abbiamo i modelli. Adesso noi in realtà abbiamo tutti e tre. Abbiamo la possibilità di accedere al microdato, abbiamo visto oggi degli esempi nelle prime relazioni, abbiamo la capacità di calcolo per analizzarli, con tutte le limitazioni connesse col fatto che crescono i dati e crescono anche naturalmente, parallelamente deve crescere la possibilità di trattarli, va bene, e poi abbiamo la possibilità di modellizzare anche il comportamento interattivo tra gli individui, partendo appunto dai risultati di base della statistica per dati dipendenti. Poi su questo io ho in particolare in mente la dipendenza che ha a che fare col territorio, quindi la dipendenza spaziale. Però in generale questo lo abbiamo. Quindi adesso tale approccio è possibile. E cos'è, un po' lento a rispondere? Pensiamo a delle applicazioni nelle quali appunto possiamo avere interesse a studiare la localizzazione, non va avanti, eccolo qui, dove abbiamo la possibilità di l'interesse a studiare la localizzazione dell'individuo. Pensiamo a modelli nei quali per esempio un individuo deve scegliere dove dirigersi, per esempio applicazioni di marketing, no? Vogliamo stimare, facciamo un modello molto semplice, un modello di regressione, vogliamo stimare quant'è la frequenza delle visite presso una struttura commerciale, e questa devo pensare che ha a che fare con la distanza di ciascun individuo da questa struttura, no? E quindi abbiamo un modello semplice, modello lineare nel quale una variabile indipendente è la distanza, oppure un modello invece a scelte discrete. Qui farò vedere un esempio in particolare nel campo dell'economia o dell'econometria sanitaria, dove la scelta dell'ospedale ovviamente ha tra i suoi predittori la distanza dall'ospedale stesso, e ne possiamo immaginare tante altre, no? In campo dell'istruzione si sceglie la scuola che è più prossima, no? Quindi io devo andare a stimare un modello, in questo caso a scelta discreta, dove la variabile indipendente è una distanza. Allora, oggi sulle varie forme di inaccuratezza del dato individuale io mi concentro su questa, che è quella dell'errore di localizzazione. Quindi quali sono i problemi di qualità del dato che sono sollevati da errori di localizzazione, facendo riferimento ai cinque aspetti multidimensionali del European Statistical System, quindi dove abbiamo rilevanza, accuratezza e affidabilità, tempestività, accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza. Qui noi in particolare ci riferiamo quindi a accuratezza e affidabilità. In un nostro lavoro del 2015, il primo che citavo precedentemente con Espa e Giuliani, abbiamo classificato gli errori di localizzazione in due fattispecie. La prima fattispecie è l'errore che abbiamo chiamato non intenzionale, il secondo è quello intenzionale. Che cosa intendiamo con questo? In alcuni casi noi l'errore lo subiamo. Per esempio c'è un'inaccuratezza nella raccolta del dato, per esempio perché mancano abbastanza informazioni sufficienti. Ad esempio abbiamo la via di un'impresa ma non abbiamo il numero dell'impresa stessa, quindi la localizzazione è inaccurata. Oppure abbiamo l'area, anche piccola, nella quale per esempio un individuo è collocato ma non la coordinata geografica esatta all'interno di quell'area. E questo è il problema che noi, al quale ci riferiamo col termine inglese di coarsening, cioè ci interessa un certo livello spaziale e invece osserviamo l'individuo a un livello superiore, fosse anche quello della sezione di censimento che è piccolo.
Quindi per esempio, appunto, per visualizzare il problema del coarsening, questa sia la vera localizzazione, il dato più grossolano sono i punti rossi nei quali noi andiamo a mettere l'individuo, per esempio nel centroide di quest'area o comunque in una zona arbitraria all'interno dell'area, perché non ne sappiamo l'esatta localizzazione. Qui quello che diciamo è un errore di localizzazione non intenzionale, non lo vogliamo fare. In alcuni casi invece noi vogliamo commettere un errore di localizzazione, devo aver saltato qualcosa, no. E questo accade quando noi abbiamo il dato preciso, misurato con GPS della localizzazione, ma a scopo di protezione della riservatezza dell'individuo sporchiamo il dato, e questo è quello che io chiamo errore di localizzazione intenzionale. Il comportamento dei due errori è piuttosto simile, però c'è un vantaggio nel secondo caso, perché nel secondo caso, essendo intenzionale, se il meccanismo di sporcamento è stato comunicato, è trasparente, posso utilizzarlo poi nelle procedure inferenziali. Va bene, allora, come dicevo prima, vogliamo stimare un modello di marketing nel quale voglio studiare la frequenza delle visite presso il mio centro commerciale, cioè il dato individuale, devo misurare le distanze. Se la localizzazione, la mia localizzazione del centro commerciale probabilmente non contiene errore, ma se quella dell'individuo la contiene, le distanze non vengono stimate accuratamente. Quindi quello che voglio far vedere è alcuni esercizi che abbiamo fatto per cercare di quantificare in che cosa consiste questo errore. Ok, questo è quello che dicevamo prima. Allora, vi farò vedere risultati in particolare relativamente a un modello di regressione lineare e a un modello invece non lineare a scelta discreta. Ok, allora, partiamo dall'errore appunto l'errore di localizzazione nel caso di un modello di regressione lineare semplice, nel quale la distanza è un predittore. E supponiamo di avere una situazione di geomasking, quindi dove noi intenzionalmente introduciamo questo errore di localizzazione, che è quello che ad esempio fa il DHS, Department of Health, negli Stati Uniti, quando deve fornire dei dati relativi al singolo individuo. E il meccanismo si svolge in questa maniera qui. Abbiamo due ipotesi, abbiamo due variabili casuali. La prima è una variabile casuale uniforme che varia tra 0 fino a un certo livello massimo di distanza che chiamiamo teta asterisco. La seconda invece è una variabile angolare delta che è anch'essa uniforme tra 0 e 360 gradi. Quindi, e le due variabili casuali sono tra loro indipendenti. Quindi questa è l'idea. Il vero valore è quello che si trova qui al centro di questa circonferenza. Il valore geomasked è invece il pallino rosso. Quindi noi estraiamo una variabile uniforme per la distanza fino a teta asterisco, che quindi sarà il nostro punto di riferimento, e un valore uniforme tra 0 e 360 dell'angolo. Va bene, il risultato vi farò vedere è che l'angolo è ininfluente rispetto al risultato, mentre invece questa soglia massima di sporcamento, questo teta asterisco, è quello che determina l'errore. Ora, ecco, qui anticipando poi quelle che sono le conclusioni, ecco dove scatta l'interesse del produttore del dato, perché attualmente questa soglia è fissata in maniera puramente arbitraria. Per esempio il DHS dice nelle zone rurali utilizziamo una soglia, nelle zone urbane utilizziamo un'altra soglia più piccola, ovviamente, che è ragionevole. Però non si sa assolutamente quali sono le conseguenze di questa scelta, mentre invece appunto quello che vi farò vedere è qualche cosa che ci può suggerire come possiamo fare a sporcare il dato, quindi mantenendo il problema della protezione della riservatezza, però fino a quel punto nel quale poi le conseguenze non sono disastrose per quello che dobbiamo fare col dato stesso. Va bene, allora qui vado subito a dei risultati formali. Questo nel nostro lavoro del 2015 su Econometrics abbiamo dimostrato che in questo semplice modello nel quale appunto la distanza al quadrato è uno dei predittori della variabile continua Y, abbiamo una tendenza asintotica verso lo zero del coefficiente di regressione beta. Quindi qualcosa di simile a quello che ha trovato Brunero per invece l'accoppiamento, cioè quello che dicevi tu, che osservavi che appunto che c'è una tendenza a portare il coefficiente di regressione verso lo zero, con
una decrescita che appunto a seconda del meccanismo di sporcamento, nel nostro caso quello che vi ho fatto vedere prima, il meccanismo che considera due variabili uniformi, e quello che vediamo con la curva verde, abbiamo un altro meccanismo di sporcamento che considera invece una variabile casuale normale bivariata, che è la curva rossa. L'andamento, come vedete, è molto simile. Sull'asse orizzontale noi abbiamo il nostro theta star, quindi è la distanza massima di sporcamento. Quanto più aumentiamo questa distanza di sporcamento, quindi quanto più in media l'individuo si trova lontano da dove effettivamente si trova, quel coefficiente, che in questo caso qui noi abbiamo posto uguale a 1 nel caso del modello completo, tende a 0. Quindi tendiamo a sottostimare qual è l'effetto della distanza sulla nostra variabile dipendente y. Per esempio, vi dicevo prima, la frequenza di accesso a un certo servizio commerciale. Abbiamo anche provato formalmente in questo paper, che era maggiormente teorico, che lo stimatore di minimi quadrati generalizzati fornisce delle stime che perdono in efficienza quanto più cresce il teta asterisco. Quindi le stime diventano distorte verso lo zero e inefficienti. Se passiamo a considerare invece un modello di scelta discreta, un paio di anni fa io ho letto questo articolo sul Royal Statistical Society, che tra gli autori aveva Paolo Berta, che io conoscevo, per cui sono andato, l'ho cercato e abbiamo lavorato sugli stessi dati sui quali avevano lavorato loro. In questo modello loro studiavano qual è l'influenza delle diverse variabili nella scelta discreta di un ospedale. Quindi prendevano la regione Lombardia, hanno preso gli ospedali, avevano il dato non individuale, loro avevano un dato del singolo utente del quale si conosceva solamente l'appartenenza a una partizione geografica, e hanno stimato quel modello che vedete qui, quindi dove y asterisco, questo qui è il modello di utilità, quindi y asterisco è la variabile continua che è latente rispetto a un modello a scelta discreta, e tra le varie variabili appunto abbiamo anche la distanza. Allora abbiamo ripreso gli stessi dati e da questo ne è venuto fuori appunto un lavoro congiunto che attualmente è sottoposto per pubblicazione. Allora, hanno preso loro i dati amministrativi del 2014, tutti i pazienti ammessi nelle strutture cardiologiche della Lombardia, e appunto quello che avevano stimato loro era un modello a scelta discreta per la scelta dei vari ospedali che venivano utilizzati, e il dato su ciascun paziente veniva localizzato come nel centroide del comune nel quale il paziente si trovava. Quindi questa è proprio la caratteristica di un errore di localizzazione non intenzionale. Va bene? E allora c'erano 8.627 pazienti nei 20 ospedali con struttura cardiologica. Nel loro modello la distanza era stata trovata negativa, come è ragionevole pensare, e statisticamente significativa. Allora, noi che cosa abbiamo fatto? Invece di prendere questo dato qui sul singolo individuo posto nel centroide, abbiamo detto ragioniamo come se quel valore nel centroide fosse quello vero e sporchiamolo. E in questa maniera vediamo qual è l'effetto dell'errore di localizzazione. Quindi quello che abbiamo fatto è ottenere per ciascuna partizione, quindi per ciascun comune, una circonferenza che abbia la stessa superficie dell'area del comune stesso, poi ne ricaviamo il raggio, questo raggio è il nostro theta star, va bene? È quel valore che è il massimo errore di sporcamento che possiamo avere se l'individuo è mal geolocalizzato. E allora, poi se i punti vanno posti fuori dall'area, ovviamente li scartiamo e ne prendiamo altri. E questo è il risultato. Allora, il vero valore era meno 2,3, i valori simulati, abbiamo ripetuto questo 1000 volte, i valori simulati sono tutti al di sopra, tutti più vicino allo zero, quindi tutti in valore assoluto molto più piccoli di quelli originali. Quindi non c'è dubbio qui che quello che accade è questo effetto di tendenza a sottostimare l'effetto della distanza sulla nostra scelta discreta. Allora, a partire da questo, abbiamo detto proviamo a generalizzare la cosa ulteriormente, e questo c'ha qualche problemino. Quello che abbiamo fatto è, consideriamo di nuovo gli stessi dati, però a questo punto togliamo le partizioni geografiche, no? E spostiamo gli individui
con una distanza che possiamo a questo punto tenere sotto controllo. Mentre prima il theta star era determinato dall'ampiezza dell'area e intuitivamente, ovviamente, quanto più è l'area è ampia, quanto più quando metto l'individuo nel centroide sbaglio, naturale, no? Qui invece, diciamo, consideriamo diversi valori del theta star e vediamo quali sono gli effetti, potendo potenzialmente spostare l'individuo dappertutto all'interno della regione Lombardia. Quindi un risultato basato sempre su, in qualche maniera sul dato reale, però fondato molto sulla simulazione. E quindi ristimiamo nuovamente il nostro modello a scelta discreta, il vero valore, come vi ho detto, del parametro beta era meno 2,3 e quello che otteniamo è appunto un andamento molto simile a quello che abbiamo visto prima. Qui adesso sull'asse delle ascisse abbiamo il valore di theta star, di nuovo, sull'asse delle ordinate abbiamo il valore del coefficiente, il vero valore è meno 2,3, qui lo abbiamo riportato sul lato positivo, solo per far vedere nel grafico maggiormente. Vedete che quando la distanza di sporcamento raggiunge un valore che qui è 1,5, considerate che la distanza di sporcamento sull'asse orizzontale va da 0 fino alla massima distanza. La massima distanza è quando un individuo da uno spigolo va allo spigolo opposto, no? Quindi quando abbiamo il 28% della massima distanza, la stima dell'errore, la stima del parametro è già il 50% di quello vero. Quindi già abbiamo avuto una drastica riduzione del valore del parametro. E poi abbiamo detto facciamo un risultato ancora più generale. Prendiamo 10.000 individui, dimentichiamoci il caso reale. Prendiamo 10.000 individui distribuiti come un processo di punto casuale nello spazio, quindi è una realizzazione di una variabile uniforme doppia indipendente. 10.000 individui, questi devono andare tutti, devono scegliere se andare tutti in un unico ospedale, quindi abbiamo appunto posto la situazione sperimentale più semplice possibile, e questo ospedale sta proprio al centro con coordinata 0,0, solo per comodità di calcolo. Quindi che cosa succede in questo caso qui? Qualcosa anche qui di molto simile. Prendiamo il nostro modello, qui lo simuliamo il modello, la massima distanza, siccome il quadrato su cui i punti sono posti ha un lato unitario, quindi la massima distanza è radice di 2 su 2, quindi è 0,7. Prendiamo una serie di punti sull'asse che va da 0 fino a 0,7 qui e osserviamo esattamente appunto lo stesso andamento, dove notate anche qui che immediatamente, appena introduciamo un po' di errore di localizzazione, al secondo punto già c'è una drastica riduzione del parametro verso lo zero. Ora, le conclusioni di questo lavoro qui vanno a rafforzare quelle del lavoro di Paolo Berta, Moscone ed altri, perché se loro hanno trovato un valore significativo, negativo e significativo, nonostante ci fosse un errore di localizzazione non intenzionale, a maggiore l'avrebbero trovato se la localizzazione fosse stata esatta. Quindi questo rafforza notevolmente quel risultato, così come tutti i risultati che trovano una distanza significativa. Pongono in dubbio quei risultati nei quali la distanza non è significativa, perché potrebbero non essere significativa per questa ragione qui. Ora, nel nostro paper poi siamo andati ancora un po' avanti e se ho un paio di minuti magari ancora scarsi vi faccio vedere che possiamo fare un piccolo avanzamento ulteriore, perché se noi consideriamo una stima di massima verosimiglianza del modello, di un modello Logit spaziale, possiamo ricavare qual è l'espressione esplicita di questa log verosimiglianza. E quello che abbiamo dimostrato nel nostro lavoro è che appunto questa è una funzione ovviamente della variabile indipendente D, e oltre che dei parametri naturalmente del modello, e quindi giungo a farvi vedere quello che è il rapporto tra la varianza dello stimatore, che ho indicato qui beta cappello segnato, quando la distanza è calcolata su dati che contengono un errore di localizzazione, diviso invece la varianza dello stimatore quando i dati sono quelli corretti. E abbiamo ricavato la formula esplicita di questo, che è riportata nella slide successiva, che è questa qui, nella quale, come vediamo, a denominatore non abbiamo più la vera distanza, ma una vera distanza che in media risulta sporcata per un termine che è pari, anche qui non c'è una grande sorpresa, però abbiamo un risultato formale che è pari a il theta star al quadrato diviso 3. Quindi è una funzione inversa del parametro theta star. Quanto più cresce il parametro theta star, quanto più
la perdita di efficienza è elevata dello stimatore, e questo può essere appunto calcolata in ogni caso particolare, può essere calcolata formalmente. Allora, qual è il messaggio dal punto di vista del produttore del dato? Allora, prima di sporcare andiamo a vedere qual è l'effetto, qual è la perdita di efficienza se io sporco con un theta star che è il 10% della distanza massima, quant'è quello se lo sporco del 20%, e in questa maniera posso fissare una distanza massima di sporcamento che mi mantiene il più possibile le proprietà della stima, quindi uno stimatore che continua a essere efficiente e che ha una distorsione limitata, pur salvaguardando comunque la confidenzialità dell'individuo. E questo è quanto avevo tutto sommato in mente di dire. Ok, grazie. Grazie al professor Arbia. Naturalmente, come vedete, siamo arrivati all'ora fatidica, non è possibile purtroppo aprire la discussione, ma naturalmente la complessità dei lavori che sono stati presentati lasciava presagire una difficoltà di contenere le presentazioni in un quarto d'ora, 20 minuti, quindi comunque ho preferito lasciare spazio alle presentazioni perché si è trattato di contributi rilevanti che ci hanno dato un piccolo spaccato di quella che è, di quelle che sono le potenzialità, ma anche le enormi criticità connesse appunto al passaggio a questi nuovi paradigmi inferenziali, quando parliamo di sfruttamento integrato e massivo di fonti alternative di informazione, vediamo a quanti e quali problemi di natura inferenziale connessi alla qualità delle statistiche che andiamo a produrre ci troviamo davanti. Quindi ringrazio i relatori per i loro contributi interessantissimi, ringrazio tutti voi per essere stati, aver partecipato a questa sessione, e vi auguro buon proseguimento di conferenza. Thank you.